benvenuti alla lezione di Rutti tenuta da Laura Occhiello. Hai sentito? L'ha fatto. Allora, ripeti la procedura. Ripeti la procedura. Root lesson. Allora, root lesson number one. Sì, adesso prendi aria dal tuo ambiente circostante che ti circonda. Non mi faccio il ribello. Io li faccio. Adesso trattenila come se volessi avere qualcosa. Poi cerca di inghiottirla. Però facendo bene una considerazione: quando tu inghiottisci l'aria, le tue epiglottide lasciano passare l'aria nei polmoni. Invece tu devi cercare che la tua epiglottide faccia becco, come hai sentito la mia leva. L'aria dei polmoni cerca di andare nello stomaco, così. Ho tre gambe di più della terra. Sì, abbassa il pedale nel frattempo. Fai rotto! A me non verrà mai. Non verrà mai, ragazzi. Non è con l'aria. Un'ultima cosa. Questo effetto può avere azioni collaterali. Quali? Cause di gonfiore all'intestino, rotti promiscui e oltretutto meteorismo. Oltretutto, se ti vede un ragazzo, molti. Non ti illudere che lui ti sceglierà come suo compagno per la vita. Compagno per la vita. Se il problema persiste, consultare il medico. A meno che non gli dici cosa? Non ho capito. A meno che, allora, se no. Poi. Faccio Clara e Dante, faccio da secoli, te la faccio. Dante, faccio. Laura. Come io? No, Ticca si è mossa. Ma ragazzi, io vorrei cacare, ma non si è. Ma anche io. È morta sopra. Sara, mi sbandrappato le cosce. Come ti smandrappi facilmente? Mi sbandrappi. Lei è smandrappabile. Lila. Laura, vieni, c'è il posto, vieni. Laura, siamo molto molto al contrario, però in fondo. Ciao! Che stai pensando? Laura, mo te l'hai fatto tuppo. Cosa mi hai infizzato qui? Che bel tempio. Prima si vedeva meglio, ma come una polla mi ero dimenticata che avevo la telecamera. Vabbè, visto che è stato richiesto, facciamo una ripresa a queste giovani fanciulle in giro per Paestum. Stronzetta per caso a Paestum. Siamo ovunque, ragazzi. Siamo a Londra, siamo a... Dove siamo? Dove stavamo? Mi ricordo dove stavamo. Dove siamo andati quest'anno? Boh, stavamo in viaggio alla scuola adesso, ragazzi. Viaggio, ragazzi, ci siamo dati un nuovo nome. Siamo le Cerasselle. Ma quella è la stronzetta per caso, è lei, l'unica. Sono io, ragazzi. Le Six and the City l'ho inventato io. E le Cerasselle l'ha inventato Anna. In realtà io ho detto Cherries, per questo ho nato Cerasselle. Senti, Cherries. Non è vero, il merito è Anna e mio. Sentite, comunque ci troviamo a Paestum, ragazzi, questa è la prima vacanza da sole. Speaker fantastico. Guardate, eccola qua quanto è bella, la nostra stanzetta per casa, la guardate in tutto il suo splendore. Signori, non ci crederete. Ma sta ancora con quel ragazzo, dalla prima volta che l'abbiamo presa è ancora con lui. Questo è... Non voglio parlare della mia vita sentimentale, questi sono affari miei. È uno scippo, grazie. Fabiana che si ruba la borsa, vieni qua che se qualcuno sa deve fregare, devo essere io. Vabbè ragazzi, io direi, ci sentiamo dopo. L'ombra del pesce. Che non me l'hai detto? E Canny parla al telefono col suo carissimo amico. Amico, sottolineo amico. Sottolineo amico. Perché l'ha sottolineato amico. Pasquale, questa è Laura. Siamo tutte un po' abbronzate e bruciatelle. Pure Kicken. Canny io un po' cadaverica. No, perché Kicken già era tutta abbronzata. Facciamo un allargamento di piano. Se chicca chicca improvvisaci un ballo. Ullala, 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 ullala. E vai. Vai Kick. Vai param pam pam param param. Param pam pam param 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 pam pam param param. Aia, ma perché non si vede dal buco qua? Non si vede dal buco, raga. Se chiudi lo sportello si vede. Ah, ecco, ecco, ecco. Vieni a riprendere la
Ah, no, piace il gelatino, su. E come direbbe Campitello, l'anfiteatro a pianta greca. Oh, raga, l'anfiteatro. Sì, a metà, romano invece tutta tutto. Ecco, un gruppo di turiste. Avviciniamoci. È vero. Salve, siamo qui, siamo della RAI, vorremmo fare delle interviste. Ci rilasciate la liberatoria? Sì, sì, prego. Siamo fini, adesso siamo maggiori, andiamo in galera, via. Ma io? Piero vuole essere lì. Piero, un atto onomastico. Auguri. Auguri. Voleva le sorelle. Nome? Cristiana. Anna. Cognome? No, Brunetti. Con le mie amiche. Siamo scocciati. Signori, stiamo mangiando il gelato. Il mio si sta sciogliendo. Fatelo leccare. Luca. Stasera si è preso una brioche, guardate anche Laura che sta facendo la fine di Cristiana, anch'io sto per fare la fine di Cristiana, quindi cedo la telecamera a Cristiana che non ha niente. Al momento, ma fra poco tornerò con la mia brioche, ma guardate com'è buona la mia brioche, è fantastica. Sì, tutti quanti che ne vogliono un po', sì, sì, ma prego, mangiatele tutti. Posso averne un po'? Sì. No, guarda che soldi abbiamo messo alla comune. Ma pure... In caso l'abbiamo fatto. Ma io non sto assaggiando i vostri. Come? Ah sì, perché non sono buono. Cos'è? Voglio un po' di pistacchio. No, è mela. Mela verde. Che hai tu? Oh, buona. È pistacchio? No, tengo... Come si chiama? Mela. No, no, che era nocitella. Caffè. No. Tu che hai, Fabi? Babà. Vaniglia e nocitella. Un po' di vaniglia. È fatto. Tu che hai, Chicca? Ti fa schifo quello, ecco, quindi non fa niente. Tu che hai, Laura? Allora... Volevo dirlo. Ok, bella. Aspetta, vuole dire un attimo che dici? Nocciola, cioccolato. I gusti. Cioccolato bianco. Cioccolato bianco. Tu? Nocciola. Ti devi il cucchiaino, puoi mangiare il tiramisù? No, è vero. Voglio un po' di tiramisù. Vabbè, riprendo a Laura, a Anna l'abbiamo detto. Me la verde. E io ho questo ben di Dio. Ciao ragazzi, ciao. Siamo belle. Come siamo belle. No. E beh, loro sono un po' lenti. Se usciva il gelato, Fabiana si disporcava. E io sono io. Sono con le piedi tende. Sono bellissima, sono più bella di Laura Occhiello. È molto brutta, ma molto, molto. Bella, Fabi, bella, Fabi, dai 1005. Grazie, andiamo a celebrare sulle manine. Che belli i tempi di sera. Andiamo, andiamo. Conoscereste? E chi? It's gonna get to your heart. È il momento porno della serata, vai, vai. The star, YouTube voleva. Un commento senza parole.